ragazzi, io sono la Vero e bentornati a Venerdì con Vero Z. Ormai siamo quasi arrivati all'evento dell'anno, cioè Avengers Infinity War. E quindi mi sono detta, quale momento migliore per parlare dei miei 10 film della MCU preferiti? E per non creare troppa confusione, per MCU intendo proprio l'universo cinematografico Marvel, iniziato con Iron Man ed arrivato fino a questo momento a Black Panther. Quindi non vedrete altri film della Marvel precedenti ad essi, come per esempio la trilogia di Spider-Man di Sam Raimi. E nemmeno nessun film di X-Men o Fantastici 4, perché sono tecnicamente più della Fox che della Marvel e vi giuro, se ci fosse stata questa opzione, Logan sarebbe stato lì in alto. E per finire, ovviamente questa è una lista personale, ci sono film che a me sono piaciuti, a voi non sono piaciuti, che io magari non ricordo tanto bene, magari domani la lista è diversa. Quindi tecnicamente questo video si sarebbe dovuto chiamare i miei 10 film MCU preferiti del momento. Però, in ogni caso, premesse a parte, iniziamo. Al decimo posto ho messo Doctor Strange. C'è il mio tesoro Benedict Cumberbatch. La storia è così così, non mi ha convinto troppo, però Madonna, gli effetti speciali da trip totale. Non ho mai fatto uso di droga, però immagino che sia un effetto del genere. E ci stava alla fine, sono andata a vederlo aspettandomi quel tipo di film e quel tipo di effetti visivi spettacolari. E posso ammettere che ha raggiunto le aspettative. Numero 9, Captain America Civil War. Sì, non sono una che ama troppo Civil War, l'ho visto al cinema, mi ha interessato, l'ho trovato ok, il mondo è esploso, tutti che adorano Civil War e io... Ok, sì, è senza dubbio meglio di Batman contro Superman, però... Boh, non mi ha catturato così tanto. Ho apprezzato tantissimo in generale la storia, era interessante il vedere tutti questi personaggi messi insieme, l'introduzione del nuovo Spider-Man, lo scontro nell'aeroporto che era veramente figo, ragazzi, questo lo posso dire senza vergognarmi, ed in generale un buon film di transizione tra la seconda fase e la terza fase dell'MCU. Numero 8, l'altro film di gruppo che tutti adorano, Avengers. Il primo film di Avengers, il film che ha sfondato al box office di brutto, il film che finalmente dopo anni ha messo insieme tutti questi personaggi. E sì, è una figata, cioè alla fine è una figata per fanboys in generale. Quanto si è aspettato un film del genere, la grande battaglia finale, mamma mia, il mio momento preferito senza dubbio è quando... Quando c'è Hulk che prende Loki e lo sbatacchia contro il pavimento. E in ogni caso Avengers è riuscito a soddisfare le grandi aspettative che tutti i fan avevano. Al settimo posto ho messo i Guardiani della Galassia volume 2. Senza dubbio un film che riesce a tenersi su molto bene da solo, dà un buono sviluppo a tutti i personaggi che abbiamo imparato ad amare nel primo film. E un'altra cosa interessante che ha fatto il film è trasformare i cattivi del film precedente in personaggi buoni, dando loro più profondità. Yondu ha avuto senza dubbio i migliori momenti di questo film, tra la scena in cui uccide tutto l'equipaggio di un'astronave con la sua freccia al ritmo di Come a little bit closer, you might come to me, il momento magico di Oh Mary Poppins, yo! E ovviamente senza dimenticare la scena finale che ha fatto piangere praticamente tutti. Non mi ha fatto singhiozzare quanto Coco, però è stata abbastanza brutale. Ed insieme alla sua tematica di famiglia, questo film riesce ad essere un buon pacchetto con buone caratterizzazioni di personaggi e tanta buona musica. Al sesto posto, Spider-Man Homecoming. Vi è piaciuto Spider-Man in Civil War? Beh, questo è un film tutto dedicato a lui. Ed oltre ad essere un film di supereroi classico, come se ne avessi tanti in questi anni, riesce anche ad essere un film da liceo. Cosa che di nuovo può piacere oppure non piacere. Io sinceramente l'ho trovato una boccata d'aria fresca per questo genere. E poi ragazzi, non si può dimenticare Michael Keaton, uno dei migliori cattivi dei film Marvel. Di solito i cattivi sono sempre la parte peggiore del film, ma non in questo caso. Prendi Michael Keaton, dagli qualcosa a fare ed è oro. Numero 5, non si può parlare di questa lista senza menzionare il primissimo film di questo Cinematic Universe, cioè il primo Iron Man. Mi ricordo quando è uscito, mi ha colto così di sorpresa. Pensavo sarebbe stato un film di supereroi, pazienza. Invece no, mi è piaciuto da morire. E non solo a me, tutti quanti l'hanno adorato. Cosa molto importante se la Marvel voleva lanciare il suo universo cinematografico. E c'è riuscita la grande. Numero 4, Capitan America, Soldato d'Inverno, o Winter Soldier. Non mi ricordo qual è la versione italiana di questo film. Esattamente come Spider-Man Homecoming. Questo film è principalmente un film di
spionaggio. E poi in secondo piano è un film di supereroi. Di nuovo, mi piace quando i film mescolano generi diversi per dargli una nuova faccia, per dargli qualcosa di diverso, per non rendere l'ennesimo film di supereroi fatto con lo stampino. E se Capitan America mi era piaciuto abbastanza nel suo primo film, in questo film brilla da morire. E ho apprezzato molto anche che Vedova Nera avesse molto più screen time in questo film che negli altri. E sì, aveva un ruolo secondario ma altrettanto importante. Numero 3, la mia gemma, il mio film, il mio Goldblum. Ebbene sì, sto parlando di Thor Ragnarok. Sinceramente, come ho già detto nella lista di film che io adoro ma che gli altri odiano, è un film scemo, ma è un film divertente. Dà un'altra faccia a Thor, che sì, è troppo simile a Guardiani della Galassia, però... Oh, finalmente una commedia. E poi di nuovo Goldblum, che di nuovo in italiano sicuramente l'avrò tradotto malissimo. Guardate questo film in inglese, non dico mai queste cose, però guardate Thor Ragnarok in inglese. E poi sinceramente, oltre ad essere un buon film di Thor, è anche senza dubbio uno dei migliori film dedicati a Hulk. Mi piace il fatto che gli hanno dato molta più personalità. Mi è sempre piaciuto Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner, e in questo film gli danno l'attenzione dovuta. E di nuovo ragazzi, è qua nel mio cuore. Numero 2, l'ultimo film uscito della Marvel, Black Panther. Oh mio Dio, questo film. Mi aspettavo che sarebbe stato buono, non mi aspettavo che sarebbe stato così buono e che mi sarebbe piaciuto così tanto. Le interpretazioni sono ottime, c'è un nuovo cattivo della Marvel, anch'esso ottimo. Mi ha affascinato moltissimo lo stato barra regno barra non mi ricordo cos'è del Wakanda, come hanno mescolato la cultura africana con questa tecnologia avanzatissima. Numero 1, il mio film preferito è Guardiani della Galassia. Parlando di film che mi hanno stupito, non mi aspettavo un granché da questo film, perché di nuovo ne erano usciti già altri, erano tutti più o meno uguali, ero vabbè, pazienza, l'ho visto. Hanno fatto esattamente quello che dovevano fare per distinguerlo da tutti gli altri. La musica è pazzesca. Appena sono uscita dal cinema ho subito downloadato tutte le canzoni del film. I personaggi erano simpatici, intrattenevano, però allo stesso tempo ognuno di loro aveva qualcosa di rotto dentro che li rendeva interessanti. Oh mio Dio, lo humor era fantastico. Cioè, per farvi capire, hanno assunto un attore comico nel ruolo del protagonista e di conseguenza hanno trasformato Chris Pratt dall'attore ciucciotto di Parks and Recreation a quanto pare uno degli uomini più sexy del mondo. E hanno ok, vai Hollywood, e hanno così lanciato la sua carriera in modo definitivo. E quindi sì, a mio parere, di nuovo, I Guardiani della Galassia è il migliore film dell'MCU, perché semplicemente è anche il più bilanciato. C'ha un buon contenuto humor, ha ottimi personaggi che ti interessano, ti fanno ridere e apprezzi e comunque ti identifichi in qualche modo. La musica è fantastica, effetti speciali pure. È un pacchetto perfetto che non mi aspettavo di ricevere. È come quando ordini qualcosa su Amazon e poi ti dimentichi che hai ordinato qualcosa, ti arriva alla porta un pacchetto regalo, tu fai: oh mio Dio, è un pacco! Insomma, una piccola sorpresa che ti illumina la giornata. E questi sono i miei 10 film preferiti della MCU. Quali sono i vostri e quali sono le vostre aspettative per Infinity War? Lasciateli pure in un commento qua sotto. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un mi piace, condividetelo e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale cliccando l'icona e la campanella. Qua sotto potete trovare i miei social e per oggi è tutto. Un bacione e alla prossima!